Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. È dunque ufficiale il primo colpo per Juventus Women e ufficiale l'ingaggio di Andrea Stashkova, attaccante classe 2000, giovanissima, ma già molto famosa in Repubblica Ceca per aver giocato in nazionale, per aver giocato in tutte le nazionali giovanili, per aver giocato titolare nello Sparta di Praga, giocatrice molto importante che ha già un'esperienza europea. Non eccelsa, ma sicuramente positiva visto la sua giovanissima età. Ha giocato già in Champions League, giocatrice di qualità pura e vede la porta in maniera molto molto importante. Giocatrice dalle indubbie qualità, soprattutto anche proprio diciamo di tecnica. E onestamente credo che sia stato un gran colpo della Juve, sia in fase di, come possiamo dire, di stagione a venire, ma anche per una questione di futuro. Giovane, forte, può fare veramente veramente bene. Anche perché, ragazzi, mettiamoci in testa che finché il professionismo non diventerà legge in Italia, le super fuoriclassi non potremmo permettercele proprio per questo motivo. Quindi il problema del professionismo è abbastanza evidente, quindi bisogna assolutamente vincerla. Prima o poi dobbiamo vincere questa guerra. Quindi benvenuto Andrea, sarà un acquisto importante, è probabile la cessione in prestito di Glionna e Cantore, che hanno bisogno di giocare e altrove probabilmente troverebbero molto più spazio. Ma Andrea, secondo me, troverà molto spazio in questa Juve perché darà filo da torcere a tutte le giocatrici della squadra, perché è veramente un acquisto, non dico da 90, ma un ottimo acquisto per la Juve, perché è giovane, ma già esperta e forte. Tra l'altro già vinto dei premi come migliore giocatrice della Repubblica Ceca e come talento dell'anno, quindi una giocatrice che è già un'icona in Repubblica Ceca, sicuramente farà piacere al nostro vicepresidente Pavel Nedved. Ragazzi, chiudo qua, a me non resta che salutarvi, darvi appuntamento col prossimo video.